Mercoledì 15 ottobre ci troviamo a Napoli per il workshop di infoprogetto organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli in collaborazione con Action Group Editore e l'AIS, l'Associazione Impianti Sportivi. Si parla di involucro ad alto isolamento termico ed acustico, ma anche di edilizia sportiva. Vediamo le interviste che abbiamo raccolto. Siamo un partner Autodesk, siamo l'unico partner Autodesk Platinum presente in Italia e ci occupiamo di distribuire e rivendere software di progettazione in questo caso dedicato al mondo architettonico e all'ingegneria. E per promuovere quelle che sono le tecnologie ad oggi disponibili, i professionisti lavorano quotidianamente con software di disegno, magari non tutti conoscono quelle che sono le nuove possibilità che ci sono a disposizione. O se le conoscono, magari le conoscono solo parzialmente, quindi questa è un'occasione importante anche per capire quali possono essere i flussi che possono entrare nello studio o comunque nel ciclo di vita del progetto che quotidianamente comunque svolgono. E noi, rivendendo software Autodesk, trattiamo in generale i software di progettazione. Nello specifico oggi parleremo di BIM, di Building Information Modeling, e quindi come gli strumenti nuovi che ci sono a disposizione per architetti, ingegneri, geometri, professionisti, insomma legati al mondo dell'architettura e delle costruzioni, come il disegno possa arrivare ad un livello superiore, un livello che sia non solamente una rappresentazione grafica, ma un modello ricco di dati, di informazioni, con delle agevolazioni per quanto riguarda proprio l'attività dell'ufficio tecnico, quindi essere più produttivi, essere più efficienti, ridurre gli errori, ridurre i tempi e ottimizzare quelli che possono essere i guadagni che derivano dall'attività di progettazione. Si è molto radicati o comunque molto legati a software di disegno che si utilizzano ormai da molto tempo, che sono diventati parte naturale dell'attività di disegno. Anni fa c'è stato un grosso salto tecnologico quando dalla carta si è passati al CAD, quindi al disegno assistito al computer. Quello che presentiamo oggi, ma che in realtà è presente da ormai diversi anni, è un'ulteriore evoluzione, quindi non solamente il disegno, ma il disegno ricco di dati, un disegno che sia coerente, un disegno che possa essere scambiato tra le figure diverse che entrano nel ciclo della progettazione.